l'Associazione della Magistratura Onoraria, la Confederazione dei Giudici di Pace, l'Unità Democratica Giudici di Pace ed Onorari, il Movimento 6 Luglio. E da far presente poi come in questo provvedimento, nell'ultima legge di stabilità, è stato previsto un taglio per quanto riguarda la magistratura onoraria e in questo provvedimento invece si tende ad ampliare quelle che sono le competenze dei giudici di pace e questo è sicuramente un controsenso. In linea di principio io non sono contrario ad un ampliamento delle competenze della magistratura onoraria, ma allora è chiaro che bisogna anche prevedere che queste abbiano, che i giudici abbiano una retribuzione congrua e adeguata come tutti lavoratori. E la ringrazio e nel poco tempo che avrò a disposizione dopo farò altri interventi sugli emendamenti. Grazie, grazie collega Turco. Ci sono altri interventi? Non mi pare. Bene. Dichiaro aperta la votazione sull'1.1 Colletti. I pareri sono contrari di Commissione e Governo, favorevole al relatore Turco. Il relatore Colletti si rimette all'Aula, il relatore Turco. Chi è che non riesce a votare? Savino Sandra. Vazio, Savino Sandra. D'Ambrosio. Abbiamo colleghi che stanno registrando la tessera, li aspettiamo. Vi chiedo solo un po' di velocità. Allora, Paglia. Chi altro? Cuomo, Dinca, Tentori, 40 lo aspettiamo, Capozzolo, che sta votando adesso, Baldassarre. Forza colleghi, allora aspettiamo chi si sta recando al posto e chiudiamo. Duranti, Julian, Petraroli, Sibilia, Di Lello, aspettiamo Di Lello e chiudiamo. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 108 favorevoli, 198 contrari, la Camera respinge. 1.3, Andrea Maestri ed altri. I pareri sono contrari di Commissione e Governo, favorevoli ai relatori in minoranza. Non ci sono interventi, dichiaro aperta la votazione. Marotta, Patriarca, Latronico, Iacono, chi non riesce a votare, Colonnese. Ci siamo? Sembra di sì. Dichiaro chiusa la votazione. 111 favorevoli, 205 contrari, la Camera respinge. 1.4 Colletti ed altri, i pareri sono contrari. Colletti, prego. Anche Molteni? Sì. Il Governo con questo provvedimento amplia e di molto la competenza dei giudici di pace in materia civile e penale. Ora, già in Italia, per
sostenere il diritto all'accesso alla giustizia previsto dall'articolo 24 della Costituzione, si pagano fra le tasse più alte d'Europa. Ebbene, con questo provvedimento, con le tasse più alte d'Europa, un singolo cittadino non ha il diritto nemmeno di vedere decisa la propria controversia da un giudice togato. Questo perché questo provvedimento, come vedremo nell'articolo successivo,